Bentrovati cari amici, ancora una volta in Piazza del Popolo prosegue la campagna elettorale per le amministrative del 7 novembre, data fatidica per questa città. E finalmente abbiamo un altro dei candidati sindaci, in questo caso un candidato al femminile, l'ingegnere Giulia Fresca, che è candidata per la coalizione Progetto per la città, composta dalle liste Agiamo, Manfredonia Nuova e Sipontum. Ben trovata Giulia Fresca. Grazie, grazie per l'ospitalità in questo studio. Grazie ovviamente per la stessa disponibilità da parte sua per la presenza in questo studio, però passiamo direttamente a parlare. Chi è Giulia Fresca? Anzitutto perché si tratta di una candidata che rappresenta una novità per la città, non tanto perché è una candidata donna, ma soprattutto perché è una candidata che è arrivata a Manfredonia, anche se conosce benissimo la città, avendoci vissuto. Beh sì, nella nostra vita abbiamo due certezze, dove nasciamo e dove moriamo. Tutto il resto, tutto questo viaggio che è fatto nella nostra vita dipende dalle scelte che compiamo. Anche l'ultima certezza, dove moriamo, noi non lo sappiamo in effetti, no? Ce lo diranno, lo sapranno chi verrà dopo di noi, lo saprà chi verrà dopo di noi. Però ecco, la certezza di essere nata a Manfredonia, di averla posta come diciamo, base centrale della mia esistenza, base fondamentale, no? Sempre, ci sono sempre ritornata in tutti questi anni. Fa di Manfredonia la città che porto nel cuore. Beh, benissimo, una cosa E bella quindi portare. sono una cittadina del mondo perché poi può essere nata a Manfredonia, aver vissuto qui, ho percorso le strade dell'Algeria, dell'Unione Sovietica, della Sardegna, e poi sono ritornata in quelle che sono parte delle mie origini, perché sono una calabro-lucana di origine. E nella città di Cosenza che mi ha ospitata per 32 anni, ma non sono una cosentina, sono una cosentina di adozione. In realtà noi mettiamo le radici in qualunque città riusciamo ad essere e in qualunque città noi mettiamo il nostro cuore. Manfredonia è quella che mi ha dato proprio la nascita, quindi è la città del mio cuore. Beh, chiaramente viviamo in un periodo in cui si parla tanto di globalizzazione, siamo cittadini del mondo e sono d'accordissimo su questo, ma fa piacere tra l'altro ascoltare che ci si sente cittadini di questa città perché si è vissuto. Non ne facciamo un discorso di campanile, No. giusto per presentare la candidata. Chi è Grazie. Giulia Fresca? Beh, Giulia Fresca è una donna di quasi 50 anni con due figlie, sono una ragazza di 23 anni prossima alla laurea magistrale, la seconda che ha 17 anni prossima alla maturità, sta compiendo quest'anno l'ultimo anno del liceo scientifico. E una donna che ha, se vogliamo entrare anche nell'ambito proprio strettamente personale, divorziata, quindi anche l'amore fallisce a volte, quindi Può succedere sono anche quello. anche queste vicissitudini della vita. E una donna che si è laureata a 23 anni e dal momento della laurea si è rimessa sempre in discussione. Svolgendo quello che è con etica, con professionalità, con morale, l'attività di ingegnere, poi di giornalista, anche di giornalista, perché la mia attività di ingegnere non l'ho mai naturalmente lasciata, in Italia e nei paesi esteri, migliorando continuamente me stessa con corsi, con specializzazioni, con il riconoscimento delle competenze, perché sono tra le parole chiave delle persone, no? Che vogliono lavorare nel mondo anche del lavoro, che sono le conoscenze, le esperienze e le competenze. Le competenze devono essere certificate.
Nella mia vita, questa vita che ho percorso, ho sempre guardato alla socialità, mi sono sempre dedicata al sociale, mi sono sempre dedicata a mettere anche quello che so diciamo, a servizio della socialità, attraverso anche il volontariato, attraverso proprio quello che è il nostro modus operandi, che dovrebbe essere quello di una comunità. E quindi anche per questo devo dire che ho trovato sempre intorno a me grandi, grandi consensi dal punto di vista proprio sotto l'aspetto umano. E poi ho svolto il ruolo di amministratore di una città importante con 400 milioni di opere cantierate e in particolar modo l'assessore ai lavori pubblici e alla mobilità sostenibile. Che poi mi hanno portato ad essere oggetto di attenzioni da parte della criminalità organizzata, in quanto ho denunciato tutta una serie di situazioni che non funzionavano, che non andavano bene, che erano assolutamente illegali nell'ambito della macchina amministrativa e che hanno poi portato anche agli arresti, ai domiciliari nella fattispecie, del presidente della regione, di quella regione. E a tutta una serie di indagini che sono ancora tuttora in corso. Quindi questo ha portato però ad avere minacce di morte, una pistola puntata allo stomaco, minacce che riguardavano anche le mie figlie e una vita non certamente semplice, aggravata anche da tutta una serie di altre complicanze, però come si dice, siamo come l'araba fenice, no? Risorgiamo dalle nostre ceneri sempre più forti, non certamente, diciamo, non antifragili, ecco, perché ormai la parola resiliente è diventata un abuso, No, quindi diventiamo devo dire la antifragili. Ed verità, mi è un po' è antipatica questa assolutamente. E resilienza. quindi questo è uno invece degli elementi che per quanto mi riguarda mi pongono in una condizione di ulteriore forza anche nell'affrontare quelle che sono le criticità che si trovano in questa città, che mi pongono giorno dopo giorno di fronte ad uno stillicidio di attacchi, di improperi, di azioni nei miei riguardi, che Vabbè, sono diventate veramente, cioè, Giulia, ascolta, io credo una. che questo faccia parte purtroppo delle espressioni anche negative del dibattito politico che va a svilupparsi, che molto spesso scende anche nel particolare. Ce l'aspettavamo, ma non nei tuoi confronti. Credo che sia ormai un qualcosa che coinvolga tutti Guarda, quanti. Chi più, chi meno viene coinvolto e siamo. purtroppo in questo devo dissentire perché invece non c'è una omologazione o comunque un'omogeneità di attacchi. Io ho chiesto, abbiamo sottoscritto il manifesto delle parole ostili, Sì. ma in realtà è necessario che ci sia il buonsenso, che ci sia la dialettica politica, che ci si confronti sulle tematiche, sulle soluzioni ai problemi, non sui problemi, perché i problemi sono sotto gli occhi di tutti. Ma sulle soluzioni ai problemi, quello no, ognuno può avere la sua soluzione. E questo non è successo, non sta succedendo. Io invece divento oggetto, ma non voglio fare vittimismo, non mi No, ma appartiene il infatti, vittimismo. non Sono parliamo di oggetto quello di questo. attacchi personali. Stanno mettendo in dubbio addirittura la medaglia del Senato della Repubblica che mi è stata conferita qualche anno fa in occasione di una mostra fotografica che è stata organizzata dall'associazione Galarte, dal premio Galarte, e che, come si sa, dalla 22esima edizione, dopo 22 edizioni che sono state patrocinate dal Senato della Repubblica, mettono in giro voci sulla liceità di un premio, sul mio curriculum. No, è importante che dica questo perché il curriculum è un atto pubblico. Ogni opera che viene riportata sopra un curriculum professionale, questo a beneficio di quanti ascoltano, è figlia di un incarico professionale. Quindi non si può mettere un qualcosa che non è vero sopra un pezzo di carta. Magari altri lo fanno,
Non lo fa Giulia Fresca. Beh, noi comunque come redazione siamo davvero tanto dispiaciuti, ma allo stesso tempo anche comunque disgustati per come si sta sviluppando il dibattito oppure soprattutto il confronto pubblico che avviene in questo periodo. Come del resto lo esprimeremmo nei confronti di qualsiasi candidato. Lo stiamo facendo nei Grazie. confronti di Giulia Fresca, però lo faremmo nei confronti di chiunque. Spero che in quest'ultimo periodo davvero si torni a una certa ordinarietà nel confronto politico in vista delle elezioni amministrative. Come nasce questa candidatura? È una candidatura anche pesante, importante, perché misurarsi per governare una città come Manfredonia vuol dire davvero compiere un gesto di pazzia. Questo lo hanno fatto Giulia Fresca, ma lo hanno fatto anche gli altri candidati. In un momento come questo, davvero sono convinto, prima di accettare una candidatura come quella di sindaco di Manfredonia, occorre davvero tanto riflettere. Ti ringrazio per questa domanda alla quale rispondo con tanta semplicità. È stato ed è un gesto d'amore, è un atto d'amore per questa città. Come dicevo prima, in 50 anni, oltre ad aver proprio vissuto i primi anni della mia vita, della mia esistenza a Manfredonia, quindi che mi collegano a quei ricordi, no, dell'infanzia sotto il castello, vicino alla fontana, vicino con i pescatori, con il gelato al pistacchio, con quelle piccole cose che ci portiamo dentro per tutta la vita, no, che sono anche fatti di sapori, di odori e di sensazioni. Ho mantenuto in tutti questi anni rapporti con l'Associazione Manfredonia Nuova, quindi con Italo Magno, e con loro mi sono sempre confrontata e le notizie di stampa lo riportano in tutti questi anni, hanno visto la mia presenza in questa città per le soluzioni a delle problematiche, le problematiche ambientali, le problematiche della bonifica, le problematiche dell'Energas. Ecco, quest'anno Italo Magno mi ha chiesto di poter dare un contributo, mi ha chiesto la disponibilità semplicemente, di poter dare un contributo ad un progetto, la ricerca di alcune soluzioni in vista, ecco, in vista di una campagna elettorale che si sarebbe poi aperta da qui, sarebbe avviata da lì a pochi mesi, perché si parlava, non dimentichiamolo, di dicembre più o meno come prima istanza per le elezioni o addirittura la primavera del 2022. Ecco, ho avuto poi l'occasione di incontrare l'onorevole Antonio Tasso, il quale con grande sincerità ha detto che in quel frangente lui sarebbe stato il candidato sindaco della sua lista se si fosse candidato da solo, ma che era comunque aperto ad una possibilità di fare delle coalizioni e nell'ambito di questo andare a ecco, intercettare delle persone che potevano avere meglio di lui, Quindi come il tuo lui. nominativo è scaturito dall'incontro di idee fra il gruppo di Manfredonia Nuova e quello di Agiano. Dico di più, è scaturito non dall'incontro, è scaturito dalla mia presenza in città a seguito di eventi che sono stati organizzati sia da Manfredonia Nuova, ma soprattutto da Agiamo. E poi in una assemblea tra tutti gli iscritti c'è stata proprio una votazione per alzata di mano, è stato proprio chiesto: che ne dite se proponiamo Giulia come candidata sindaco di questa città? Hanno alzato all'unanimità la mano tutti quanti. Quindi io, di fronte a questo consenso e a questa veramente grande benevolenza che c'è stata da parte di. E c'erano forse oltre 60 persone in quel Quindi in momento. quel Ecco, momento è mi scaturita. sono sentita coinvolta, però sono Benissimo. rimasta sempre. Non come un'unta d'addio, no? In quel momento, ho sempre lavorato e l'ho chiesto, facciamo in modo che le persone possano in qualche modo cominciare a conoscere Giulia Fresca, perché quelli che non mi avevano intercettato negli anni precedenti, ecco,
dovevano avere la possibilità di capire che c'era una presenza, tra virgolette, nuova in città. E man mano questa cosa è cresciuta in maniera del tutto spontanea e del tutto veramente molto molto bella, perché ha dato la Però, possibilità alle persone di potersi Giulia, anche esprimere. all'inverso io sto notando, perché chiaramente come giornalista si guarda anche quello che è l'aspetto positivo, sto notando che c'è invece all'opposto tanto consenso nei tuoi confronti. E questa è la cosa bella, perché io sto notando da agosto fino ad oggi veramente un cambio di luce all'interno degli occhi delle persone. All'inizio erano timorose, erano sì speranzose, oggi invece gioiscono, hanno un sorriso, sorridono con gli occhi, pur, e questo va detto, nonostante ci sia ancora in città una forma di paura. La gente è spaventata, non vuole essere intercettata, vuole poter esprimere liberamente il proprio voto, la propria scelta, vuole sentirsi assolutamente libera di poter camminare nelle città e poter dire, poter salutare le persone. E qualche giorno nel comitato che è stato organizzato, che non è la mia sede, ma è un secondo comitato voluto dal gruppo Agiamo su Corso Manfredi, perché io non l'avrei fatta, l'avevo detto che non avrei voluto fare una sede, però proprio perché c'è una terza lista che è nata spontaneamente, che è quella di Sipontum, che rimaneva orfana in qualche modo di una sede, ecco, si è deciso di creare un comitato con tutte e tre le liste, addirittura l'ospitalità anche di Manfredonia Nuova all'interno di quella sede. Ebbene, persone che mi avevano detto pochi giorni prima: guarda, ti do una mano, però non ti aspettare da me neanche il saluto in mezzo alla strada, perché non voglio creare problemi, non voglio avere problemi. Ebbene, è entrato dentro la sede. Benissimo, però Questa è una cosa bellissima. queste tue affermazioni spaventano, più che altro per quello che si recepisce, cioè questo atteggiamento di addirittura di avere paura di salutare la persona, il candidato, è qualcosa che porta la città all'indietro nel tempo. Come ricucire questo tessuto sociale a questo Guarda, la punto? città non è indietro, la città è rimasta ferma. Io ho avuto modo di dirlo ad un'intervista. La città è stata incapsulata, messa, posta in una condizione proprio di confino, non al confine, ma proprio di come è stata confinata. E il tempo che si vive a Manfredonia è un tempo diverso da quello che si vive in città che sono anche vicine a Manfredonia, che sono andate avanti, ma non perché hanno premuto sull'acceleratore, ma semplicemente perché sono state capaci di seguire il passo dei tempi. Manfredonia questa possibilità non l'ha avuta, perché da 25 anni questa città è rimasta assolutamente ingessata per una volontà. E quando mi si dice, e questo lo devo assolutamente anche denunciare, quando sento dire che dopo 25 anni si può portare l'acqua nella zona industriale, è come se qualcuno dicesse: guarda che io per 25 anni avevo le chiavi del rubinetto dell'acqua, però per 25 anni le ho tenute chiuse nel cassetto e dopo 25 anni decido di prenderle, non di trovarle, ma di prenderle e di dire: adesso apriamo il rubinetto dell'acqua, adesso apriamo il rubinetto della fognatura o realizzeremo la fognatura. Là in quella realtà ci sono aziende che devono settimanalmente autofornirsi, quindi pagare dei soldi per l'autobotte e per l'autospurgo. E questo significa togliere delle risorse economiche a delle aziende che diversamente pagherebbero comunque l'acqua, pagherebbero comunque la fognatura e quindi tutti i tributi, ma non privando le casse di quella realtà per colpa di chi invece ha la chiave nel cassetto. Ecco. E quello che tu dicevi prima, questa paura, questo timore, vale a tutti i livelli, perché a Manfredonia il diritto non esiste più. Ciò che è un diritto è diventato un favore ed è purtroppo la prassi e non è un problema questo, perché i problemi sono ciò che possono essere risolti. Queste sono delle criticità che sono fatte di tanti strati, perché quando un ragazzo accetta 20 euro per un voto,
fotografato dentro una cabina elettorale, vuol dire che quel ragazzo ha un padre che probabilmente fa la stessa cosa. Probabilmente un padre che viene minacciato perché ha avuto un posto di lavoro o perché gli è stato magari prorogato di un anno diciamo, l'essere LSU, che in una città come Manfredonia vede LSU da 26 anni. Giulia, qualcuno si è permesso di dire che 25 anni fa Manfredonia era come Beirut e che grazie invece a questi 25 anni di buona, ovviamente secondo chi lo dice, amministrazione, la città è riuscita ad arrivare a un livello che è paragonabile a quello delle altre importanti città. Io 25 anni fa, Manfredonia non era come Beirut. Manfredonia era come Beirut perché c'era stato il problema dell'Enichem, ma sono arrivati tanti, ma tanti, ma tanti di quei soldi a Manfredonia, proprio per risarcire quella situazione. Ma l'ENI ha in qualche modo creato danni un po' dappertutto. Lo Stato italiano ha creato danni dappertutto negli anni 70, perché le città di mare dovevano continuare ad essere città di mare, dovevano continuare a vivere di mare, di portualità, di navigazione. Il mare unisce le sponde, unisce le terre, non doveva invece essere l'elemento divisorio delle terre e ancora di più divisorio all'interno delle realtà cittadine, delle realtà che vivevano quei contesti, perché un pescatore è un pescatore, ha i suoi tempi, ha i suoi ritmi, ha i suoi profumi, ha i suoi sapori, non può dall'oggi al domani diventare l'operaio, no? Non ci dimentichiamo Charlie Chaplin, l'automatismo, il fatto di essere snaturato da una natura che invece lo ha portato a nascere a Manfredonia e ad essere di Manfredonia. Ecco, e il voler poi trasformare, invece di recuperare quello che era stato in qualche modo tolto attraverso quella presenza industriale importante, invadente, invasiva, se che cosa si è fatto? Si è andato a trasferire il tutto in un'area industriale, nella zona PIP, con i contratti d'area, che ovviamente era una tavola parata, alla mercé di chi, sapeva come fare. In Italia noi viviamo di emergenze, non ci dimentichiamo le risate di quando sono successi i terremoti in centro Italia, non ci dimentichiamo, pochi giorni fa c'è stato l'alluvione a Catania. Catania si poteva evitare perché non è stata fatta prevenzione. A Manfredonia si potevano evitare tante situazioni perché se ci fosse stata un'attenzione e una pianificazione già all'epoca non c'è stata. Oggi Manfredonia è una città che non ha un piano che sia di qualcosa, un piano del Infatti non c'è commercio, nessun piano, un è piano così, delle barriere architettoniche, niente. un piano della mobilità, un piano della portualità, lo stanno cominciando a fare, ma nel 2021, un piano dei bisogni e poi tutti questi piani fanno sì che ci sia anche il piano urbanistico generale, il famoso PUG, ma deve essere l'ultimo passaggio, non al contrario. Quindi tu ritieni che la città è rimasta indietro ai suoi 25 anni di gloria che viene invece rivendicata da chi ha amministrato per 25 anni, che poi guarda caso sono sempre le stesse persone, e che invece poi dopo 25 anni hanno portato la città a vivere una situazione non solo di dissesto, ma anche una situazione di emergenza collegata, come ben sappiamo, allo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose. Quindi ricucire il tessuto di questa città, ricucire il sociale di questa città diventa prioritario. Assolutamente, io, Come lo ricuciamo? ma intanto
Io ti ringrazio di questo assist perché tu sei una persona estremamente coerente. Io ti ho seguito nelle diverse trasmissioni e apprezzo veramente il tuo modo di essere e il tuo modo di essere anche super partes, perché tu hai la tua coerenza, il tuo modus di agire e Ho di solo una fortuna, pensare. sono candidato No, 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 ma non è questo. Però ecco, è importante questo perché ti pone in una posizione anche, ecco, super partes, ma critica rispetto alla tua coerenza. Grazie. E, no, è il mio pensiero. E, in questi 25 anni io vorrei invitare i cittadini di Manfredonia a fare un attimo un'analisi delle carriere politiche di certi personaggi. Come hanno costruito le carriere politiche, da dove sono partiti questi personaggi, cosa hanno lasciato realmente a Manfredonia. E allora, quello è il curriculum che ognuno dovrebbe avere la capacità e il modo di mettere pubblico. Perché anche quando si ha un incarico pubblico bisogna capire per quali meriti, con quali conoscenze, con quali esperienze, con quali competenze hanno quegli incarichi pubblici e grazie a chi. Allora, Manfredonia, ma non è un problema solo di Manfredonia, me ne guarderei bene, è un problema del Sud, è un problema dell'Italia. C'è la famosa raccomandazione, che non è la raccomandazione che i nostri genitori o noi facciamo in qualità di genitori ai nostri figli: mi raccomando, guarda a chi frequenti, mi raccomando, non a seguire quelle strade, che è una raccomandazione positiva. Quello Sono quelle intendo. raccomandazioni, negative che poi fanno sì che la gente abbia un suo carrierismo politico, il suo carrierismo dal punto di vista lavorativo e poi debba anche essere iscritto in certi libri paga, famosi libri paga, che portano poi alla resa dei conti quando si è in momento di elezioni. Si deve ricucire il tessuto. Si deve ripartire dalla fiducia della istituzione. E le istituzioni sono fatte dagli uomini. L'istituzione non è Palazzo San Domenico, quella è la sede delle istituzioni che, aggiungo, è stata lasciata in condizioni assolutamente indecorose. Perché anche chi è Lo sappiamo entrato tutto. negli ultimi tempi in quella casa comunale, che è la casa di tutti i cittadini di Manfredonia, ha trovato lo sfacelo totale. I commissari prefettizi, che io sento il dovere di dover ringraziare, hanno messo mano anche alla riparazione di danni, di incuria, di azioni che non sono state proprio rese, cioè indecorose nei confronti di un qualcosa che invece è di tutti. Allora, se non si ha rispetto per se stessi, se non si ha rispetto per la cosa pubblica, se non si ha rispetto per ciò che si rappresenta, se non si ha rispetto per una fascia che passa sul cuore, anzi, il cuore deve essere praticamente lasciato libero, no? Quindi ci passa però proprio per questo. Allora, vuol dire che non si ha rispetto per i cittadini. Perché quando si diventa sindaci, amministratori di una città, un amministratore ladro non è che viene ripulito dalle sue colpe, diventa un sindaco ladro. Ascolta. Ecco, e i cittadini devono essere tutelati tutti, non si è sindaci di una parte della città. Si è sindaci di tutti, perché il rappresentante che deve, il sindaco ha un ruolo importantissimo, che è quello di primo cittadino sul quale, oltre ad avere l'onore di mettere la fascia, gravano tutte le responsabilità, che sono per i propri atti e per gli atti che sono a danno dei cittadini. Quindi, la tutela, la prevenzione, le azioni, la programmazione e la visione. La visione vuol dire non guardare al futuro. Il futuro non esiste. Il futuro è il secondo dopo a quello che qui oggi sto parlando, adesso in questo momento sto parlando.
No, il futuro è qualcosa che ci viene incontro. Nel momento in cui noi abbiamo una visione di dove vogliamo andare, dobbiamo fare in modo di poterci arrivare a quella visione, che non è un concetto difficile. Perché quando ieri sera ho parlato con dei ragazzi e ho detto loro: se voi volete da grandi diventare medici, dovete andare a studiare medicina, vuol dire che loro si sono posti in una condizione di visione del loro futuro da medici e lo devono ripercorrere al contrario, iniziando a studiare medicina. Ecco, Manfredonia deve fare questo, deve recuperare un futuro che deve venire al contrario. Partendo però da se stessi. Ogni cittadino tutti quanti sbagliamo, tutti. Il peccato è un qualcosa che appartiene all'essere umano, ma il rimorso no. Il rimorso credo che è una cosa molto molto brutta. E quando la sera si va a dormire e si pensa che quella cosa la potevo fare e non l'ho fatta, e gli anni che verranno sono anche figli di un'azione che avrei potuto compiere e non ho compiuto. E beh, poi veramente non ci si può più lamentare. 7 novembre 2021 alle 23 esce il risultato con Giulia Fresca, candidato sindaco, che diventa sindaco. Mettiamo in moto immediatamente la città, rimettiamo in moto i meccanismi per far risorgere, per far rinascere questa città. Cosa fa Giulia Fresca? Beh, la prima cosa che faccio, ringrazio anche gli avversari politici, perché credo che quello deve essere un'azione, sebbene io non abbia avuto, lo abbiamo detto prima, non abbia avuto alcuna attenzione dal punto di vista come competitors politico da parte loro, ma sono stata praticamente, sono oggetto e bersaglio soltanto di questioni sul piano personale che poco possono interessare sinceramente i cittadini di Manfredonia. Ebbene, io divenendo sindaco della città, è ovvio che la città è di tutti e anche di quegli avversari che in maniera corretta o in maniera scorretta si sono presentati durante la campagna elettorale. Questo perché è proprio il primo strappo che deve essere ricucito. Perché io sarei in quel momento e sarò in quel momento il sindaco anche di quelle persone. È Certo. ovvio, no? Quindi questo mi pare naturale. L'altra cosa, la prima azione però da sindaco è quella di istituire il Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini, che non è uno slogan, ma è un modo per trasferire immediatamente la città a quello che è il futuro. Perché se un Consiglio Comunale dura 5 anni e si è bambini fino a 14 anni, vuol dire che fra 5 anni quei ragazzini non solo saranno elettori, ma potranno anche essere persone elette. E quindi questo significa che ogni azione che l'amministrazione comunale compierà, sindaco, giunta, consiglieri e tutte le persone che comunque rimarranno accanto al sindaco, dovrà essere valutata se utile per quei ragazzi dopo 5 anni, a cominciare da subito, quindi dopo i 5 anni, oppure no. Perché un'amministrazione deve anche saper dire di no a quello che non funziona, a quello che non è utile, a quello che non va. Questo comune è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. Nessuno, non mi sarei mai permessa, io che sono stata oggetto di attenzioni da parte della mafia pesante, della massomafia, perché la massoneria deviata è peggio di qualunque altra mafia. E quella dei colletti bianchi, quella dei dirigenti, quella delle imprese. Ebbene, non mi permetterei, non mi sarei mai permessa di dire che Manfredonia è una città mafiosa. Io non vengo a fare il sindaco di una città mafiosa. Io vengo a fare il sindaco di una città pulita, di una città bella, di una città che ha una bellezza interna lorda, lorda nel senso che deve essere portata all'esterno Sì. e che però è come una spugna, quel sistema. Quella casa,
comunale, intesa in maniera ideale, è come una spugna. La spugna è fatta di forellini. Ascolta, come Aspetta, coinvolgere? È fatta di forellini, è importante questo sì, passaggio. Sì. Quando noi mettiamo la nostra spugna nell'acqua, si riempie di acqua. Quindi l'infiltrazione mafiosa e la permeabilità del sistema significa questo. Quella spugna è la macchina che è stata resa permeabile a tutta una, a delle azioni che comunque ci sono. Dobbiamo strizzare quella spugna, dobbiamo farla asciugare immediatamente, metterla in un bel cellophane, renderla impermeabile. Tutte le azioni che andranno a, che tenteranno, perché ci saranno, comunque non troveranno più la permeabilità. Il sistema sarà salvo, la città sarà salva. Ascolta, un'altra domanda che volevo farti, vedi come il tempo scorre così velocemente che a volte è davvero difficile stargli dietro, anzi è impossibile stargli dietro. Figuriamoci in 2 minuti e mezzo con le domande già strutturate. Hai perfettamente ragione, io sono stato invitato come giornalista, però l'organizzazione delle varie iniziative partiva da altri. Ma io ti interrompo, l'altro giorno alla pastorale, io proprio perché memore di quell'altro incontro, mi sono messa giù veramente degli appunti, sono stata accusata di aver letto i miei stessi pensieri solo per essere rimasta nei tempi dei 2 minuti e 30 che controllavo peraltro con il telefono. Qualcun altro aveva il tablet, evidentemente non si è notato da chi era in platea, è stato più bravo ad aver imparato a memoria le cose che diceva, e vabbè, anche questo è il bello della diretta. Ma figurati, ascolta Giulia, le domande sono tante, tantissime, sì. Si potrebbe stare davvero da qui a stasera a parlare di quelli che sono i progetti futuri, di quella che è la città, la Manfredonia del 2020, del 2030, del 2040, per intendere la città che vorremmo. Hai detto una cosa molto bella, quella del Consiglio Comunale dei Bambini, che tra l'altro è un progetto, mi fa piacere che lo hai citato, perché è un progetto su cui ci ho lavorato io tantissimo tempo fa. Non lo sapevo, se no dicono che copio. Quando ero dipendente comunale, 20 anni fa ci ho lavorato su questo progetto e poi non fu realizzato, non so per quale motivo. Consiglio Comunale è invece degli adulti, il Consiglio Comunale che verrà sarà composto di tante persone competenti, tante persone che invece si troveranno alle prime armi, i cosiddetti neofiti, però occorre anche fare squadra, occorre anche realizzare, come dire, per ricucire, come abbiamo fatto cenno prima, il tessuto, coinvolgere anche quelle forze politiche che non ti hanno sostenuta, però potrebbero in un certo qual modo invece partecipare a quella che è la vita futura della città. Intendi a questo punto, come avevi anticipato, non solo ricucire il rapporto con gli altri candidati sindaci, ma intendi poi, se dovessi essere sindaco, allargare il confronto con la città, con le forze politiche, con le forze imprenditoriali, con quelli che potrebbero in un certo qual modo collaborare attivamente e fattivamente per un programma concreto di rilancio di Manfredonia? Siamo partiti dal presupposto che l'esito delle urne mi vede sindaco, no? Siamo partiti da questo. Il desiderio, quindi, è questo, ecco, no? Quindi è ovvio che io non amo l'opposizione fino a se stessa. Ci sono alcune cose che bisogna fare. Le scelte migliori che si sono fatte in tante situazioni sono quando si mettono da parte le appartenenze e si dice va fatta. Una posizione sull'ospedale va fatta. Una posizione su l'area ex Enichem
va presa, va fatta, indipendentemente da quello che può essere il sindaco e mi auguro nel bene sempre della cittadinanza e della collettività. Io vengo oggi da un incontro con altri sindaci, il sindaco di Monte, il sindaco di Monte Sant'Angelo, di Mattinata, di San Giovanni Rotondo ed altri sindaci, c'erano anche degli altri parlamentari. È stato un incontro molto bello e io nel parlare con loro e parlare a loro soprattutto ho auspicato ciò che loro già stanno facendo. Loro sono comunità nella comunità. Ecco, quello che bisogna auspicare sicuramente è questo: i comuni sono fisicamente uniti. Non c'è una divisione, c'è una divisione che dal punto di vista amministrativo dei territori, ma i comuni devono lavorare tutti insieme perché dobbiamo fare la comunità delle comunità. Un po' come avviene per alcune progettualità tipo il piano di zona. Esattamente, sono sempre quei piani che mancano, sì. No? Che non si sono mai portati avanti. E allora ecco, a maggior ragione, se noi guardiamo all'area vasta, dobbiamo guardare all'interno della nostra comunità. E l'allargamento, la disponibilità, se dovesse provenire da parte dell'opposizione un'istanza che è utile alla cittadinanza, ma perché deve essere rifiutata? Perché deve invece essere accolta, ma deve essere utile, deve essere funzionale e non deve portare tornaconto personale a nessuno. Perché ciò che è stato fatto in questa città è stata anteporre l'interesse personale sull'interesse generale. Allorquando l'interesse è generale, da chiunque provenga, dal cittadino attraverso le consulte, dal consigliere di opposizione, dal manfredoniano che vive fuori Manfredonia e che vorrebbe in qualche modo poter tornare nella città. Hai pensato anche a un'idea di città partecipata? Assolutamente. Con il coinvolgimento anche dei semplici cittadini? Assolutamente, assolutamente, perché la città sarà piena di consulti a tutti i livelli e su tutti i ruoli sociali e diciamo professionali, imprenditoriali, e il rappresentante delle consulte non sarà un consigliere eletto o sarà una persona, diciamo, ma dovrà essere eletta all'interno della stessa consulta, che troverà un referente all'interno del consiglio comunale, perché tra i consiglieri di maggioranza verranno anche distribuite delle deleghe per coloro i quali vorranno aumentare la disponibilità e la passione, no? Proprio la disponibilità sul territorio. E poi troveranno il racconto, il raffronto e il raccordo, quindi con l'assessore e con il sindaco. Ecco, la città deve essere, la cittadinanza attiva è già un ossimoro di sé, no? Perché la città o la cittadinanza partecipa, la cittadinanza è protagonista. Non lo è stata in tutti questi anni a Manfredonia. E il paradosso è proprio questo. I cittadini di Manfredonia si sono veramente riavvolti su se stessi, si sono rinchiusi su se stessi. Alcuni avanzano dei diritti, però non hanno neanche la forza di alzare il dito e dire posso parlare, perché non, è stata privata loro qualunque azione rivendicazione del diritto. Perché c'è aggressività, perché dall'altra parte c'è un abuso, perché dall'altra parte c'è una arroganza, io la chiamo violenza del potere. E io mi chiedo, ma dove ce l'avete questo potere? Ma dove lo attaccate? Il potere è un qualcosa che deve essere posto al servizio della comunità, non che fa diventare re, reucci o principesse. Cioè, qui stiamo parlando di persone, stiamo parlando di circa 60.000 persone, che non sono numeri, ma sono 60.000 identità. Manfredonia non ha una sua identità, perché queste 60.000 identità l'hanno perduta. E allora l'obiettivo di un'amministrazione parte proprio da qui: riprendere Giulia, Francesco, Stefano, Giovanni come persone, non come numeri, e dare loro la possibilità di potersi esprimere. Quando sarà fatto questo, allora Manfredonia
sarà tornata una città che avrà una sua identità e che potrà anche essere felice, orgogliosa di proporsi al mondo e anche di avere dei souvenir che possano in qualche modo ricondurla a lei e di cui essere orgogliosa. E quindi quell'economia circolare, quel lavoro che deve ripartire dalle persone. Progetto per la città è questo: persone, esperienze, rinascita. Beh, chiaramente come redazione ti auguriamo di porre il primo magnete di Manfredonia sul frigorifero di casa tua perché possa avere tanta fortuna questa tua candidatura a Già sindaco c'è, e ma non soprattutto. è il souvenir di Manfredonia. Io mi aspetto che invece ci sia che ne so, un oggetto di cartapesta fatta da maestri cartapestai che possano ri richiamare il carro vincitore del carnevale e che possano poi diventare oggetti di collezionismo, così come a San Gregorio Armeno, no? Dove ci sono le Sì, no, ma statuine, era. oppure il battello fatto da maestri d'ascia, fatto in maniera anche lì, come modellismo, ma modellismo che possa in qualche modo ricondurre ad un movimento, a quell'economia circolare che potrà essere venduto online, che potrà essere messo in diventare magari un francobollo e magari chi lo Ma sa, certo. ritornare ad essere anche oggetto della lotteria di Capodanno. Giulia, è una metafora per farti gli Grazie. auguri, per questa tua importante candidatura. Ti ringraziamo per, il tempo che ci hai donato e soprattutto ti auguriamo davvero di indossare quella fascia che potrebbe abbellire ancora meglio questa città. Io ringrazio te, ringrazio la redazione, ringrazio gli ascoltatori. Consentimi soltanto un invito. Vogliatevi bene e significa amate quello che è il vostro futuro. Scegliete con coscienza e senza che poi domani possiate avere rimorsi. Grazie ancora. Grazie ancora Giulia Fresca e soprattutto grazie a quelli che sono stati attenti a questa bella intervista. Noi rinnoviamo l'appuntamento per le prossime puntate, sempre in Piazza del Popolo, con l'augurio di ritrovare anche Giulia Fresca in quella piazza. Grazie.